Grazie per l'invito. I mercati finanziari hanno sempre vissuto di informazioni e sulle informazioni si è creata tutta la letteratura teorica sull'efficienza dei mercati. Si parla di completezza e incompletezza, si è parlato di asimmetrie informative, si è parlato anche di qualità dell'informazione stessa. Ora, trasferendo questo, che è un discorso diciamo, teorico, alla nostra realtà attuale, e va detto che le piattaforme online, per esempio esterne al mondo dei mercati finanziari, perché tutta questa economia si sviluppa fuori dai mercati finanziari, fuori dal settore finanziario, in particolare nel mondo dell'e-commerce, si impone necessariamente perché risolve dei problemi, quello della concentrazione delle informazioni in uno spazio fisico e in questo caso virtuale. Quindi io direi che dobbiamo partire da un punto importante che mi pare sia poco messo in evidenza. Cioè, la piattaforma online risolve problemi di filtro e di organizzazione dei dati e questo ha dato poi, attraverso gli effetti rete, una grande capacità di attirare utenti, lato business e lato consumatore. Quindi su questa dinamica noi dobbiamo in qualche modo ragionare e ci dobbiamo ragionare attraverso quelli che sono gli strumenti innanzitutto della normativa. Io ho apprezzato molto sia l'intervento del dottor Veroni quando ha parlato, sì, ma quanto questo meccanismo condizioni la libertà di scelta degli individui, sia diciamo, l'analisi che è stata fatta sul percorso normativo per arrivare ad avere gli strumenti e anche i poteri di intervento. Su questo rammento dei pochi flash. Il mondo delle piattaforme si origina nel mondo dell'e-commerce. L'e-commerce viene regolamentato da una direttiva del 2000 per mantenere un forte incentivo alla digitalizzazione dell'economia. La direttiva e-commerce deresponsabilizza, comunque crea delle esenzioni di responsabilità ai gestori di piattaforma che si limitano a gestire l'impianto tecnologico, cioè se non intervengono nei rapporti tra gli utenti. Questa esenzione da responsabilità permane oggi, quindi questo è un altro punto. Nelle analisi che sono state fatte nel 2016 dai centri di ricerca, anche di cui si avvale la Commissione Europea, si è detto questo è un punto vincolante che non va toccato. Quindi la scelta è una scelta consapevole, cioè si è arrivati ad una situazione attraverso tutta una serie di scelte consapevoli. È una scelta consapevole, per esempio, non essere intervenuti nella regolamentazione sull'identità digitale, la EIDAS, famose EIDAS. E lì si è detto l'identità digitale serve per accedere ai servizi pubblici. Non c'è stato l'accordo per utilizzare l'identità digitale della persona per accedere ai servizi privati. Cosa è successo? Tutti i grandi player, da Twitter a Facebook a Google, offrono la social login per accedere in tutte le altre piattaforme. Quindi quella della contaminazione dei dati, la raccolta dei dati, diventa un sistema perché questo vuoto è stato lasciato dal legislatore europeo, cioè un vuoto lasciato dal legislatore europeo che è stato coperto in maniera tipicamente dall'industria, è un'industria che è veloce, rapida, capisce quelli che sono i bachi di questo tessuto normativo e si introduce. Erano ben chiari i punti di debolezza di questo sistema. Si arriva nel 2019 a licenziare un regolamento sulla piattaforma online che non è sulle piattaforme online, è sulla relazione tra business users, quindi utenti business, e piattaforma. Quindi lo limita solamente alle piattaforme B2C, quindi non le B2B, le C2C, che dovrebbero essere teoricamente le piattaforme della sharing economy, rimangono totalmente fuori. Quindi già in questo dobbiamo riflettere. Ma che cosa succede? Chiaro che il leitmotiv è sempre lo stesso. Noi dobbiamo innovare, dobbiamo lasciare spazi di innovazione,
l'informazione, il dato deve liberamente circolare perché su queste basi si fa crescere l'economia europea. È un leitmotiv, ma vi sono poi dei punti di caduta, di rottura, il famoso cortocircuito, è stato messo in evidenza un po' da tutti, quindi non mi ripeto, ma la cura pubblica, politica, istituzionale, attraverso il regolamento che, ripeto, non è sulle piattaforme online, ma è sulla correttezza e trasparenza nell'uso da parte degli utenti business dei servizi, dei servizi della società dell'informazione, un po' complicato qui, attraverso il Che si dice in questo regolamento? Ci sono due articoli che a mio avviso sono drammatici. Il primo, il gestore della piattaforma digitale può dichiarare, e quindi rendere trasparente, quali sono le forme di discriminazione, parla di differenziazione. Io uso sempre il testo in inglese quando studio perché nelle traduzioni in italiano si perdono dei pezzi importanti, mentre quello in inglese, essendo letto da tutti, è un po' il baricentro dello studio. In quel caso si dice la trasparenza è lo strumento attraverso cui i gestori delle piattaforme online possono dichiarare le forme per creare differenziazioni, perché secondo me sono discriminazioni, e questo è un articolo, c'è tutta una serie di indicazioni su come queste differenziazioni possono essere fatte per l'accesso ai servizi da parte degli utenti business. Secondo punto è l'accesso ai dati. Il gestore di piattaforma online può non solo fare l'intermediario dei servizi di terzi, ma può esso stesso prestare servizio, e quindi già anche questa discrasia, che non sarebbe ammissibile in un mondo per esempio del mercato finanziario in senso stretto, dove noi non potremmo ammettere che Borsa Italiana sia non soltanto il gestore di una piattaforma ma anche negoziatore, questo per noi è impossibile, l'operatore di borsa è escluso dai servizi di investimento. Il regolamento, invece questo regolamento del giugno 2019, ammette che l'operatore della piattaforma digitale possa, in competizione con i business users che ospita, fornire servizi e beni. Lo fa direttamente o tramite società controllate. Due, questo sempre mitico operatore può dichiarare se utilizza i dati dei business users nella loro complessità per costruire altri servizi o addirittura per commerciarli, perché fuoriescono dal GDPR. Perché sono dati commerciali, sono dati, quindi è il netto dei dati personali, tutto ciò che è dato commerciale, dato di scelta dei prodotti, per esempio, o di un modello, o del pricing e quant'altro, questi fuoriescono, questi possono essere liberamente, non solo acquisiti, ma anche oggetto di negoziazione. L'importante è che il gestore della piattaforma lo dichiari e lo dichiari in maniera chiara. Ergo, questo per fare un po' una sintesi di questa parte, noi direi come istituzioni, ma direi tutti coloro che partecipano ai processi normativi in Europa, forse dovrebbero guardare al di là del dato normativo immediato a quella che ciò significa. L'ha detto il professor Bassanco in maniera molto chiara, viene ad essere sigillato quello che è uno strapotere negoziale già preesistente, a cui la regolamentazione voleva porre un limite e un freno, ma sui punti nevralgici, discriminazione e accesso ai dati, viene ad essere seguita la strada della mera trasparenza. Il consumatore è fuori da questo. Ora, questo un po' anche per fare un rovesciamento dell'approccio, cioè non è soltanto l'impresa grande, la Big Tech, che si approfitta del potere, vi è un po', direi, di inerzia da parte di coloro che questi processi normativi in Europa dovrebbero presidiarli, perché dopodiché ci si trova di fronte a una situazione legittima. Questo è il vero dramma, siamo di fronte a situazioni legittime. Chiaro, le norme si modificano, voi sapete che i processi in Europa durano dai 5 agli 8 ai 10 anni, in alcuni casi. Quindi, una volta consolidata una situazione,
L'altra cosa è sui consumatori. I consumatori hanno gli strumenti per difendersi. Innanzitutto, lo diceva la Commissione europea nell'inchiesta che è stata fatta sull'uso, sulla manipolazione del search engine di Google, quando diceva gli internauti europei usano al 90% Google. Non c'è una... circa l'85% degli internauti non va oltre la seconda pagina nella gerarchizzazione. Quindi non c'è l'uso di un secondo motore di ricerca o di una cosiddetta multi-homing, cioè di ricercare attraverso altre forme o di verificare oltre la seconda pagina. Quindi noi rafforziamo quello che è un potere di rappresentazione che ci viene fornito. Ma l'altra cosa è il famoso algoritmo che viene reso trasparente attraverso, si dice, the main parameters, quindi non l'algoritmo che viene dato in pasto a data scientist o ingegneri che ne capiscono le cose, ma main parameters, a mio avviso, è la classica formula di c'è scritto, se non lo capisci un po', mi dispiace. Ma ancora di più, in un considerando sempre questo mitico regolamento che vi invito a leggere, si dice però l'operatore di piattaforma digitale non è tenuto a dire proprio tutto dell'algoritmo, ma ciò che lui ritiene sia importante e necessario affinché il business user possa comprendere come gestisce la macchina. Allora, direi due morali. La prima di essere molto molto attenti non soltanto nella fase di analisi, ma anche nella fase poi di ricerca delle soluzioni di tipo normativo. Due, c'è un problema di differenziare i dati in relazione alla loro vera sensibilità, alla loro, direi, rilevanza. Il dato Google di ricerca delle pagine, voi dite serve a profilare il cliente, sì, ma non è in alcun modo un modo scientifico esatto di profilatura dei consumi. Io cerco quello che mi viene di cercare in quel momento, molte cose non le cerco, le mie opinioni non le esprimo in Google, quindi sono molto più rilevanti, invece lì la contraddizione della Commissione europea e delle istituzioni europee, sono molto più rilevanti i dati dei conti di pagamento. Quando si apre con PSD2 la possibilità, dietro consenso del cliente, di dare a terzi non soltanto i dati numerici ma anche le contabili, è chiaro che questo soggetto terzo, che non è un intermediario, è un soggetto terzo che deve essere autorizzato, ma non è così difficile, può utilizzare quei dati per costruire, sì, a quel punto, dati effettivi, perché sono realizzati sul mercato, sono realizzati monetariamente e finanziariamente, quelle che sono le scelte di consumo, le scelte di investimento, la capacità di risparmio, la vulnerabilità finanziaria, nel senso che la profilatura economica è molto molto più potente di quella che può fare un Google con dei meri click alla ricerca di pagine. I dati biologici sensibili delle imprese di assicurazione, quelle sono al top della di rilevanza. Allora, questa distinzione tra dati io la farei, anche perché vi sono meccanismi di tutela differenziati, molto differenziati. Purtroppo se si va attraverso il consenso diventa facile da acquisire mediante la gratuità del servizio che si offre e si costruisce, e su questo credo che l'educazione non finanziaria economica, innanzitutto digitale, su che cosa vuol dire accedere a servizi gratuiti pagandoli contro dati che possono essere, ripeto, più o meno rilevanti, ma questo non è nell'immediato il vero problema, è l'inconsapevolezza di cedere dati, che è il vero punto, ecco, so forse iniziando a dire no, no, no a tutte le personalizzazioni e servizi che le varie piattaforme ci offrono, può essere un primo fase di immunizzazione. Io credo che da lì verrà il grande impatto sul disegno del sistema finanziario, dei mercati, dei servizi finanziari, perché lo si è detto, lo diceva il segretario generale dell'antitrust, quando si entra in mercati che sono fatti da tecnologia, data e analytics, è facile, non è più il settore merceologico, è facile continuare ad andare avanti in una sorta di opera di conquista generale e quindi
bisogna capire se le regioni speciali siano in grado di sostenere questo tipo di competizione. Grazie.